Profumi e tradizioni di un tempo hanno fatto da cornice al ritorno in presenza della Sagra della Polenta, Pettorano Sulgizio nel giorno dell'Epifania. Dopo la pandemia da Covid-19, finalmente la Sagra ritrova la sua collocazione per antonomasia, con tutti gli ingredienti giusti per ammirare il paese nel cuore della riserva del Monte Genzana, invaso di persone. La polenta è una ricetta che risale all'antica tradizione dei carbonai, in cui veniva cotta nell'antico cotturo con olio extravergine, carne di maiale e salsiccia, oltre a qualche porzione con i mugnoli, la verdura tipica di Pettorano, tutto accompagnato dal vino della cantina Margiotta di Prato La Peligna. Spazio anche agli altri prodotti tipici del territorio, dalle pizzerie di Pettorano fino alla musica con il repertorio anni 60-70, il giusto clima, la giusta atmosfera per ricreare quella sana aggregazione di piazza intorno al patrimonio dell'umanità, la polenta rognosa di Pettorano, i prodotti tipici del territorio. Siamo stati i primi. Si vede? È buonissima la polenta, buonissima, ottima, speciale. Bene, bene, al top, è stato. Anche il vino è buono, eh. Siamo stati bene, bene. Prima volta è straordinaria vedere tutta questa gente. Ci siamo trovati per bene, sicuramente torneremo. Bellissimo, complimenti all'organizzazione, che il paese è stupendo. A popoli, mi molto piace questo paese, e polenta molto molto buona. Abbiamo scoperto per caso che c'è questa rassegna della polenta, veramente è una casualità, grazie a mia moglie, perché cercando, spulciando gli avvenimenti. In realtà la 61esima edizione è molto conosciuta, noi non lo sapevamo, ma una bella sorpresa, insomma. Sì. Sono incuriosito un sacco. Sì. Sì. Abbiamo delle buone speranze. Ma buonissima. La Befana ci ha fatto questo bel regalo, non poteva farci di meglio. Sa, dopo i pasti lugugliani del Natale. Buona, sì, molto buona. È buona anche quella tradizionale con il maiale. È ottima, è meglio delle altre volte. Bella saporita, è buona. Anche il vino è buono, dicono gli amici, dice Pagatti qua. Tutto buono. Tutto. C'è Pagatti, c'è Pagatti. Noi veniamo tutti gli anni. Buonissima, noi è la prima esperienza che facciamo, la prima volta che veniamo. Veniamo da Tossicia, Teramano, vicino San Gabriele. Abbiamo fatto un bel po' di chilometri per trovare questo bellissimo paese e la polenta buonissima, bella esperienza. È un momento di festa, è un momento per continuare con una tradizione lunghissima e anche particolare, perché quella della polenta è una delle poche sagre invernali che si fanno in Abruzzo, è una particolarità del nostro paese che vorremmo provare a conservarci e a tenerci insieme. La festa, il momento d'animazione di un paese è fondamentale che un paese viva anche attraverso momenti come questi, che sono momenti di incontro, di piacere, di stare insieme, di incontrare altre persone. È la sagra che rifacciamo in presenza dopo il periodo della pandemia. Sicuramente il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale va alla Proloco e ai volontari che hanno consentito ancora una volta di organizzare la Sagra della Polenta. Torniamo, diciamo, a una quasi normalità in cui ritorna un momento di aggregazione e di socialità, un momento che vive il paese, che rincontra la tradizione e la cultura. Io vorrei fare un ringraziamento ai collaboratori, i volontari che hanno permesso questa Sagra della Polenta, che diventiamo sempre meno, perché questi paesi comunque sia stanno affrontando lo spopolamento. I giovani comunque sono sempre più costretti a uscire per motivi di lavoro, di studio, e il paese diventa vuoto. Quindi veramente abbiamo affrontato grandi difficoltà nell'organizzare questa sagra. Quindi vorrei approfittare per fare un invito a tutti i pettoranesi di cercare di darci più collaborazione, perché la Sagra della Polenta è nostra, è di noi pettoranesi, e non dobbiamo farla morire, perché guardatevi intorno, è una giornata bellissima. Poi non c'è socialità solo nella festa, ma c'è socialità nel mentre si prepara la Sagra della Polenta, perché si incontrano diverse età, giovani, più giovani e più maturi, che insieme guardano al paese e cercano una soluzione di crescita.